Siamo in compagnia di Francesco Acquaroli, questa sera qui al Prato Film Festival. Allora Francesco, in che veste sei qui a questo festival? In veste di attore perché ho partecipato a questo corto Palla di pelo che ieri è stato proiettato qui e mi hanno conferito il premio come miglior attore del festival, quindi sono molto contento, sono qui per ritirare questo premio e che condivido naturalmente con Giovanni Roviario che era il regista del corto e con gli altri colleghi Stefano Fresi e Ladislao Liverani. Tra l'altro è una storia molto originale, devo dire, perché insomma non è che possiamo svelare tanto, perché corti sono corti, però insomma succede un qualcosa di particolare a un cane. Palla di pelo. Sì, e quindi chi ama gli animali è meglio che non lo veda questo film. È la prima volta che vieni qui a Prato. In realtà io ho vissuto 10 anni a Firenze perché ho la moglie fiorentina, però devo ammettere una grave colpa. Io non ho mai visto il castello di Prato in 10 anni. Sono Abbiamo stato qua tante volte, ho lavorato qui al teatro, ma mi era sfuggito questo castello. Allora, vediamo se è vero che sei stato a Prato. Allora, dolce tipico di Prato. No, adesso non lo so. Cantuccini, Ma i cantuccini. cantuccini non è tipico di Prato, è tipico della Toscana, E va ovunque. bene, vai, abbiamo qui Però se c'è la non moglie andiamo fiorentina, devo d'accordo. stare attento. Alla schiacciata Che... fiorentina batte cantuccini 1-0. Beh, diciamo sì. Diciamo sì. Fatemi tornare a casa tranquillo, sì. Allora, grazie comunque per essere stato con noi e Grazie a complimenti per voi. il corto perché insomma è veramente interessante e complimenti per la tua Grazie. carriera. Sono contento, grazie, grazie, buonasera.